Più di 150 cittadini europei si registrano all'aeroporto internazionale di Tocumen a Panama per imbarcarsi su un volo umanitario con destinazione Parigi. Numerosi passeggeri che si trovavano a Panama o nell'Honduras, tuttavia, sono rimasti a terra e dovranno prendere un secondo volo mercoledì perché in base alle nuove regole francesi serve almeno un metro di distanza tra i passeggeri a bordo degli aerei. Tra chi non è riuscito a imbarcarsi c'è l'italiana Martina Meggiorin, che era andata al Panama Tribal Gathering Festival. Stavo facendo volontariato al festival ed è la terza volta che mi cancellano il volo, ma sono abituata. Per fortuna mi pagano l'hotel e posso tornare domani. Questo è, ha spiegato. Attendiamo due giorni in più a Panama City, racconta una cittadina francese, perché hanno fatto imbarcare sull'aereo la metà delle persone a causa del distanziamento sociale. Abbiamo applicato la nuova misura che risulta dal decreto adottato in Francia sul distanziamento di un metro sugli aeroplani. Questo ci porta a differire fino a domani il volo di alcuni passeggeri, ha spiegato l'ambasciatore francese a Panama, elogiando il grande sforzo di coordinamento fatto con i partner dell'Unione Europea per riportare a casa 59 francesi, 27 spagnoli, 18 tedeschi, 12 italiani e 10 olandesi tra le varie nazionalità presenti.